Veniteci a trovare sul forum Dragon Ball Legends Italia, dove potrete parlare con noi del gioco e avere il vostro spazio personale per aprire una sezione e farvi aiutare sui team. Veniteci a trovare anche nel gruppo Telegram Dragon Ball Legends Ita per parlare con noi e rimanere sempre aggiornati sul gioco. E salve a tutti i leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Oggi un giorno molto importante per Dragon Ball Legends perché ci sono tantissimi aggiornamenti, tante news, tant'è vero che andremo a dividere il video in due parti. Nella prima parte vi analizzerò la batch step up, quindi i quattro nuovi personaggi e la convenienza a pullare o meno. Nella seconda parte invece andremo a parlare principalmente di tutte le news e di quante, diciamo, di come andare a completare determinati eventi. Vi annuncio semplicemente che con tutti i nuovi eventi e tutte le nuove missioni avremo la possibilità di farmare sulle 2600 Chrono Crystal, quindi non abbiate paura a pullare perché io sono stato il primo ad aver paura, però farmando tante Chrono Crystal magari andremo ad ammortizzare questa spesa. Andiamo subito a vedere i personaggi. Il primo personaggio è il nuovo Goku Kaioken, che è un Milly-type di tipo blu. Andiamo a vedere le sue statistiche, sono ragazzi bestiali. Guardate che Strike Attack e che Blast Attack. Sono paurosi questi personaggi. Io li sto vedendo insieme a voi per la prima volta, o almeno voi l'avrete già visti. Io li sto vedendo adesso per la prima volta e sono veramente, cioè lui è bestiale, ha uno Strike Defense e un Blast Defense mostruoso, ragazzi. Soltanto che non ci facciamo ingannare, eccolo lì, perché qua è visto il livello 2000. Quindi dovremmo andare a ridimensionare un po' tutto. Dunque, andiamo un attimo indietro, andiamo a fare un rewind, andiamo a prendere ad esempio Broly e lo vediamo con le sue statistiche al 2000. Come vedete anche Broly, cioè, è mostruoso, quindi va benissimo così. Non ci facciamo ingannare dalle statistiche che vediamo subito all'inizio, perché ovviamente adesso il livello massimo è il 2000, proprio perché fa parte degli aggiornamenti di oggi che andremo a vedere con il prossimo video. Dopo la trasformazione, ragazzi, Strike Attack 90.000, un animale, una bestia questo Goku. Vabbè, si porta due strike, i tag sono Saiyan e Son Family, ovviamente il Super Saiyan ce lo sogniamo, mi sembra giusto. Strike Blast normali, Kaioken Kamehameha, un downgrade del 15% di strike damage ricevuto dall'avversario quando lo colpiamo, ovviamente per 15 secondi. Per quanto riguarda invece dopo la trasformazione, prima di utilizzare la Special Art, è uguale alla non trasformazione, quindi il 15% di strike damage ricevuto da parte dell'avversario dopo aver utilizzato la Special Art, quindi la card verde, abbiamo praticamente un 100% di danno nella Special Move per 5 secondi. Ragazzi, usiamo la Special Move, la Special Skill, quindi la carta verde, e poi andiamo a fare la special move, 100% di danno da special move, mostruoso. In più, però, c'è il rovescio della medaglia, riduce la propria salute del 50%, quindi taglia la propria salute del 50% e cancella la trasformazione, quindi toglie la trasformazione, quindi deve essere usata in modo corretto questa mossa. Per quanto riguarda quindi la special skill, ci sono i seguenti effetti che avvengono fino a che la trasformazione non finisce. Recupera il 40% del vanishing, si ha il 30% di danno inflitto, si attiva una sola volta. Il 30% del recupero ki si attiva una sola volta e non può essere cancellata, vabbè. E la special move diventa un Kaioken Kamehameha 4x, quindi si trasforma e si ha appunto quell'aumento, quell'upgrade del 100%. Mamma mia, ragazzi, questa era la trasformazione. La non trasformazione, quindi se noi abbiamo Goku, non ce l'abbiamo trasformato in Kaioken, usiamo la special skill, avremo il 20% di strike damage per 20 secondi. Molto umile. Andiamo a vedere Goku non trasformato. Per quanto riguarda la main ability, si trasforma in Kaioken per 2. La trasformazione dura 20, 60 secondi. Dura 60 secondi. Quindi ci sta una trasformazione di questo tipo, anche perché diventa un animale, l'abbiamo già visto dalle statistiche. Con la Z-Ability qui è la leggera delusione. La Z-Ability ha il 22%, vabbè, una percentuale verso il blu di Strike Attack e Defense durante la battaglia.
A 5 stelle si potenzia perché? Perché si avrà una percentuale ai blu oppure al tag Son Family per quanto riguarda sempre Psych Attack e Defense. Con le Unique, 15% di danno da strike inflitto per 20 secondi ogni volta che il suo attacco viene, diciamo, evaso con il Vanishing Step. Bella, questa era una Unique mai vista, interessante. L'altra Unique un pochino più lunga. Praticamente se la Special Art è usata durante la trasformazione, quindi se usiamo la special quella verde durante la trasformazione, quando la trasformazione finisce si avranno i seguenti effetti: 30% di danno ricevuto, meno 30% di danno inflitto e meno 30% di recupero ki. Quindi mi sembra abbastanza scontato che Goku dopo la trasformazione debba essere tra i primi, cioè se non il primo, il secondo ad essere eliminato, perché veramente riceve un debuff mostruoso. Dopo la trasformazione, invece, una volta che ci siamo trasformati, abbiamo un'altra main, come abbiamo già visto. Si pesca una special art, quindi una card verde che ci aiuterà appunto a fare poi la special move. 20% di strike damage inflitto per 15 secondi, 50% di recupero per 15 secondi, però si riduce la propria vita del 15%, la propria salute. La Z-Ability rimane sostanzialmente la stessa. Abbiamo il Kaioken per 2 che si avranno i seguenti effetti che termineranno dopo 20 secondi dall'attivazione della trasformazione: 35% del proprio recupero del Vanishing e meno 20% di danni ricevuti. Quindi lui quando si trasforma è un carro armato vero e proprio. Quando perde la trasformazione, ragazzi, attenzione. L'altra. Quindi, se la propria salute rimane, diciamo, se la propria salute rimasta è del 50% o meno dopo che l'attacco dell'avversario è finito, si pesca una special move. Si può attivare solo una volta. Attenzione a questo Goku, bisogna assolutamente saperlo usare perché si rischia, tra virgolette, la frittata. Andiamo a vedere il secondo personaggio che è Vegeta, un Milly-type di tipo verde. Anche lui statistiche buone. Statistiche molto buone, Blast Attack è basso, abbastanza bassino, però statistiche molto buone. Si porta per fortuna due card rosse e fa parte del Freeza Force, ragazzi. Fa parte del Freeza Force. Quindi avremo Freezer giallo, Broly rosso e Ginyu oppure questo Vegeta. Tanta roba, raga. Per quanto riguarda lui non si trasforma, ovviamente, vabbè, il Gallic Gun, 20% di strike damage inflitto, quindi facciamo un Gallic Gun e andiamo lisci. Con un 20% quindi in più per 15 secondi di strike damage. Special skill, come vedete, colpisce le prime 6 caselle vicino a Vegeta stesso, quindi l'ultima linea non la colpisce. 25% di strike damage inflitto per 20 secondi, 25% ragazzi, è tantissimo. E infligge un downgrade all'avversario del 15% di danno ricevuto per 20 secondi, se ovviamente lo riusciamo a colpire con la special skill. Quindi praticamente con la stessa special lui prenderà. Noi possiamo attaccare con un 25% di strike damage in più e lui subisce il 15% di danno in più. Quindi un totale di 40% da strike damage. Bestiale. Anche qui, main ability recupera la vita del 25%. 30% di strike damage per 15 secondi. 35% di recupero ki per 15 secondi. Ricorda un po' la main ability di Vegeta, quello Purple Scooter. Z-Ability anche lui boosta i verdi, Strike e Blast Defense, peccato, però ovviamente a 5 stelle aumenta soltanto la percentuale. Le Unique, quando la salute, quindi quando ci uccidono, la salute va a zero, recupera la propria salute del 20% e si ha il 30% di danno inflitto per 10 secondi. Se abbiamo quello, una special skill. Mamma mia ragazzi, certo, ovvio, se recuperiamo il 20% di vita, poi ci fanno una combo e ci eliminano, è tutt'uno. Con l'altra Unique, meno 5 alle proprie Art Strike, quando due alleati sono stati eliminati. Quindi se lui rimane da solo, le nostre strike costeranno 5 in meno, quindi da 19, quando sono boostato al massimo, arriveremo a 14. Buono, tanta roba. Tanta roba questo Vegeta. Sembra essere tra i più forti della batch. Eccolo, bellissimo, bellissimo. Milly-type, tipo rosso. Bellissimo, bellissimo. Anche lui molto equilibrato, anzi, lui è equilibrato sia in Strike Attack che in Blast Attack.
Attenzione però, perché c'è una cosa da tenere d'occhio: non fa parte dei movie. Lui non può, diciamo, non prenderà il bus dei movie perché non fa parte. Il suo episodio, infatti, non è Sagas from the Movies, ma God of Destruction Beerus Saga. Un po' come Kabba con la Ciampa Saga là. Ha il tag nuovo, God Key, e Super Saiyan God, va bene, ok. Per quanto riguarda le arts, abbiamo il Dragon Smash, quindi la Special Move, che praticamente cancella gli upgrade, gli attributi upgrade dell'avversario se lo colpiamo. Una sola volta però. Colpisce, lo vedete, la casellina rossa colpisce vicino l'avversario, quindi prenderà la rincorsa. La special skill, 20% del proprio recupero ki per 20 secondi e 20% di danno inflitto per 20 secondi. Tanta roba, ragazzi. 20% di danno inflitto, quindi né strike né blast, cioè entrambi, tutti i danni che facciamo sono aumentati del 20%. Limit Breaker Kamehameha, quella che abbiamo visto nell'animazione, che è bellissima. 5, quindi aumenta di 5 il conteggio della sostituzione dell'avversario per 15 secondi se lo colpiamo. Quindi praticamente l'avversario, quando andrà a sostituire con il proprio compagno, avrà un tempo maggiorato di 5 secondi, quindi non dovranno passare 10 secondi ma 15. Considerando che fa tanti danni, ci può stare. Main Ability, pesca l'Ultimate Card, la Limit Breaker. Z Ability, potenzia il God Key, quindi il tag God Key, la salute massima 5 stelle. Oltre a quello, quindi potenzia la salute massima e il 20% al critical dei personaggi col God Key tag. Non male per niente. Qui abbiamo una unique molto grande. I seguenti effetti saranno attivati quando la battaglia inizierà. Si avrà si annulleranno gli attributi di downgrade al massimo due volte a se stesso. Quindi i downgrade che abbiamo per due volte massimo verranno annullati. Verranno annullate le condizioni normali, tipo veleno, quelle cose lì, sempre al massimo due volte a se stesso. Il 50% del proprio recupero ki per 5 secondi. Quindi il 50% del recupero ki per 5 secondi, quando il ki è 30, quindi quando la ricarica che facciamo per fare le mosse è 30 o più basso, dopo aver utilizzato una card. Anche questa è un qualcosa che si dovrà utilizzare in maniera giusta, in maniera corretta, perché sennò difficilmente magari si va a attivare. Nell'altra Unique Ability abbiamo il 30% di danno inflitto. 30% di danno inflitto, che è tantissima roba, quando un personaggio tag Saiyan, oltre questo personaggio, è un membro del team. Quindi è un membro che entra in combattimento, quindi un membro che fa parte dei nostri tre che portiamo in battaglia. E il 30% di strike damage inflitto e recupera la salute del 30% quando due alleati sono stati sconfitti. Quindi lui, quando rimane per ultimo, aumenta ancora di più il proprio strike attack e recupera 30% di salute. Tanta roba, ragazzi. Poi qua abbiamo Bardock. Perché abbiamo Bardock e non abbiamo Goku? Bella domanda, ragazzi. Bellissima domanda. Se non lo sapete, ve lo dico io. Beerus è stato aggiunto soltanto come personaggio da trovare nella batch a ticket, quindi solo con il ticket SP garantito. Purtroppo è così e questa è una brutta cosa, cioè questa secondo me è stata una brutta cosa che è fatta appunto in game. Qua vediamo tutte le card che si possono trovare ed è un vero peccato secondo me, cioè Beerus si può trovare al 20% solo con il ticket SP garantito, perché con le SP garantite avremo il 20% di trovare queste nuove carte, quindi 20% Goku, 20% Goku, 20 Vegeta, 20 Beerus e il restante 20% tutte le altre SP possibili. Quindi il virus o lo trovate lì o non lo trovate in nessun modo. In ogni caso, grazie agli utenti del forum e appunto del gruppo di Telegram, sono riuscito a ottenere l'immagine di virus e vediamo che virus è un support type di tipo verde, quindi è un personaggio principalmente di supporto. Per quanto riguarda le statistiche, invece, andiamo a vedere come lui sia più spinto dalla parte del blast attack, nonostante non sia una grandissima differenza rispetto allo strike. Comunque sono comunque delle statistiche molto molto buone, buttate più sul Blast Attack. Per quanto riguarda invece
Per quanto riguarda invece i tag, lui ha il tag God of Destruction, Twins, quindi gemelli, questo fa presagire ovviamente la futura uscita di Ciampa, e anche lui ha il tag ovviamente God Key della saga del God of Destruction, e va bene, si porta due Blast, quindi si porta due Blast come carte principalmente. E per quanto riguarda le Arts, con la Special Move lui va principalmente a infliggere un downgrade del 15% al recupero key dell'avversario per 35 secondi, ragazzi, 35 secondi, tantissima roba. Per quanto riguarda appunto la Special Move che prende tutta la linea, quindi non è una rincorsa, tutta la linea centrale del campo. Con la Special Skill invece cancella gli upgrade dell'avversario, se ovviamente viene colpito, e infligge downgrade del 25% di blast damage ricevuto, quindi per 20 secondi una volta che viene colpito l'avversario. 25% di blast damage ricevuto è tantissimo, ragazzi. Sono sempre delle percentuali ottime che poi si vanno a sommare a tante altre cose. Per quanto riguarda invece l'ultimate, che si pesca, lo andiamo a vedere a breve con la main ability, va principalmente a distruggere tutte le CAD dell'avversario, tutte le art dell'avversario. Ragazzi, metti che si è pescato una special, ha pescato l'ultimate. Tutte le card distrutte dell'avversario, ovviamente se lo colpiamo. Veramente, veramente tantissima roba. Quindi, per quanto riguarda la main ability, lui pesca l'ultimate, ma non solo, al 20% di blast damage inflitto per 20 secondi. Più il 25%, siamo già a un 45%, ragazzi. Molto molto grande il boost. Anche lui con la Z ability va a bussare il tag God Key per quanto riguarda il Blast Defense. Quindi Goku il Blast, Goku gli HP e lui il Blast Defense. Per quanto riguarda la prima Unique Ability, ci sono i seguenti effetti che avvengono quando la battaglia comincia. Si applica quindi si annullano i downgrade. È esattamente la stessa cosa di Goku Super Saiyan God, Realm of God, appunto, si annullano per due volte massimo i downgrade propri, e invece si annullano le condizioni anormali sempre per due volte, in più 50% di recupero, va bene. Quindi la stessa di Goku Super Saiyan God, mentre la seconda Unique invece infligge un downgrade di più 5 del costo delle Blast Art all'avversario per 10 secondi ogni volta che Beerus entra in campo. Quindi ogni volta che Beerus entra in campo l'avversario, le Blast Art, le ondine dell'avversario costeranno 5 in più. Quindi se sono boostato al massimo da 29 va a 34, che è tantissimo, perché due combo invece di fare 58 andranno a fare ben 68, tantissima roba. E poi va, come avevamo già visto, a sealare, cioè impedisce all'avversario di utilizzare la main ability, quindi agli avversari di utilizzare la main ability per 10 secondi ogni volta che questo personaggio entra in battaglia, quindi nel campo. Quindi noi switchiamo, mettiamo Beerus, per 10 secondi l'avversario non può usare la main ability. Ragazzi, rendiamoci conto che questa è un'abilità, questa è una unique ability game breaker proprio. Però si può usare al massimo 3 volte, cioè ogni volta che entra Beerus no, ogni 3 volte a partita. Quindi entra alla quarta volta che entra, che switchiamo per Beerus, questa cosa non la può più fare, vorrei pure vedere. Quindi Beerus è un altro personaggio che, nonostante sia un supporto, è un personaggio molto buono e ricordiamo si può trovare soltanto con il ticket SP garantito. Una cosa interessante, Goku Black non ha il tag God Key. L'avevamo detto, avevamo ipotizzato, avevamo annunciato la presenza di Black nel God Key. Black non farà parte del God Key, quindi non prenderà il boost da parte dei God Key, appunto. Quindi Black non può prendersi quel boost. Poi se lo vogliamo mettere, lo mettiamo, non è un problema, ma non si prenderà quel boost. Veniamo a parlare ora della convenienza di questa batch. Appena l'ho vista, io ho detto non ci pullerò più di 2100 crono. Quindi step, ricordiamo, allora, non ci sono le singole, quindi non ci sono le single summon. Dura 12 giorni, oggi compreso, quindi vedremo scritto 11 giorni, e praticamente avremo 3 personaggi per 100 crono, 5 personaggi per 300 crono, 10 personaggi per 700 crono, 1000 crono per 10 personaggi, e quindi siamo a un totale di 2100. Terminato lo step 4, quindi dopo aver usato 2100 crono, avremo un ticket SP garantita.
Successivamente, se continuiamo allo step 5 con 1000 crono, 10 personaggi, step 6 la gratuita, quindi 10 personaggi senza spendere niente, settimo step 1000 crono per 10 personaggi e un altro ticket SP garantita. Totale 4100 crono, esattamente come il Black Friday Step Up, e ci portiamo a casa, mi pare, 58 personaggi a ricordi. Ora, quante crono avete? Dura 12 giorni, vuol dire che tra 12 giorni arriverà qualche altra cosa. Arriverà Gogeta? Lo vogliamo tutti Gogeta. Arriverà lui? Non si sa. Probabile, perché entreremo poi nella settimana, tra 12 giorni entreremo nella settimana dell'uscita del film in global. Quindi ragazzi, attenzione, se avete tante crono fatelo, provatelo, anche perché vi ho detto che tra missioni e tutto quanto si ottengono 2600 crono crystal circa. Quindi se ne spendete 4000 ne avete persi al massimo 1400. Io ne ho 8400, ne uso 4000 e ne riprendo 2600, al massimo ho perso 1400, quindi sto a 7000 crono. Tutto sommato un buon quantitativo di crono. Quindi avete 2000 crono? Tenetevele, farmatevele. Questo è un mio consiglio, perché tanto su Legend ogni personaggio sarà sempre più forte di quello dopo, di quello prima. Volete Gogeta? Queste 2000 crono io, a mio consiglio, vi dico di tenervele. Fatevi magari quella da 100-300, massimo massimo quella da 700, così avete 18 personaggi per 1100 crono. Provateci, però non andate oltre, ragazzi. Secondo me non andate oltre. I personaggi sono molto molto buoni, molto forti. Sono le fasi iniziali, però, dei rispettivi almeno Beerus e Goku, dei rispettivi tag God. Non azzarderei. Se avete poche crono, io personalmente, poi tantissime altre persone magari vi consiglieranno di utilizzarle, tantissime altre persone vi diranno invece pulla tutto, fai tutto perché le step up sono bellissime. Non lo so, ragazzi, non sono proprio. Se ne avete tante, considerate che un giro costa 4100, ripeto, e ne spenderete solo 1400 perché farmerete le altre 2600, senza pensare che se arrivate 50, al rank 50 in posizione 10.000, questa volta, questa stagione saranno 2000 le crono cristal date e non 1000. Quindi ragazzi, pensateci bene, se volete altri consigli o ci vogliamo ragionare, scrivete sempre sotto nei commenti che io vi rispondo sempre. E vi lascio poi anche alla seconda parte del video dove parliamo degli aggiornamenti vari. Ciao ragazzi!